Dico la cosa, non mi preoccupa per niente perché io sono stato solo indagato, quindi non, come sono state indagate, questa proroga che la sì, come sono state dopo indagate altri sì sì 1200 giocatori che poi non lo so. Poi il mio nome ha fatto notizia per Genova Siena per tanti motivi, però poi quando si stringi sul tavolo e guardi quello che Roma. c'hai, ti faccio una risata e me la faccio bella pure, quindi non. Non Non è c'è, un problema quindi questo. no, assolutamente, io non mi sono fatto mai problemi. Poi pensi di questa cosa delle scommesse, la prima volta che mi hanno interrogato è stata penso 2 mesi fa, dopo un anno e mezzo che c'è sto processo, quindi lascio il tempo che La trovano. giustizia no, che va Poi è veloce, però. normale che il mio nome fa notizia, prima pagina, fotografie, cose, però. Poi quando stringi c'è poco e io lo so, però forse altre persone lo sanno, non lo scrivono, non lo dicono, però io lo so perché poi esamino le carte che ho io con i miei avvocati e guardo quello che Beh, ma ho io, infatti tu stai di parlando di questa cosa e mi fa piacere anche la tua tranquillità, ma può anche essere che tu abbia un cognome scomodo, per quello, sì, ma quello lo per quelle che porto. sono le tue origini. Ora Scusami. dico una cosa, una volta per tutti, dico che è da una vita che porto un nome scomodo, comodo, non lo so se comodo o scomodo. Lo sanno, la storia mia la sanno. Ogni volta la mettono sul piatto. Non lo so se gli fa notizia, se vogliono vendere copie dei giornali, questo non lo so. Però ogni volta la tirano fuori. È 10 anni che dicono tutte le stesse cose. Io ho i giornali del 2004 e ho i giornali del 2013. E tutte le stesse cose le dicono. Nel 2004 dicevano quello, nel 2013 dicono questo. Quindi non è che si dicono una novità o scoprono quello che chi sono io, chi è la mia famiglia. Tanto tutte le stesse cose che dicevano prima le dicono adesso. E qua, in questo scandalo scommesse non siamo andati sul calcio scommesse, siamo andati sulla mia vita privata, che è diversa che le scommesse. Le scommesse sono una cosa e io non c'entro niente. La mia vita privata, io posso fare che cosa voglio nella mia vita privata. Quindi non è che devo dar conto a. Se io non c'entro con il calcio, non so perché sono stato messo nello scandalo scommesso, io sono tranquillo per quello, perché io di queste storie qui di calcio scommesse non ho mai fatto parte, non ho mai voluto sapere niente di queste cose qua. Poi, se loro guardano la mia vita privata, è un altro paio di maniche, un altro discorso. Quindi per quello dico che sono tranquillo quando poi guardo che sul tavolo. Le mie carte le apro e dico: scusa, perché io sto centro su questo scandalo scommesse? Che io non ho una parola con nessuno, non parlo al telefono con nessuno, non ho contatti con nessuno, non mi hanno visto con nessuno, non ho parlato con nessun calciatore. Premesso: non esco con compagni di squadra mai, io non esco con colleghi di gioco mai. Quindi non vedo perché mi devono associare a certe persone. Quindi io quando so quello che ho fatto della mia vita. E non c'entro col calcio scommesse, basta. Cioè, ho capito. Non, la mia vita privata me la conduco come voglio io. I miei amici me li scelgo io. Quindi non è che c'è Quindi la tanto da prima volta che dire. sei stato interrogato, 2 mesi fa, è una cosa che Sì, mi già perturba. sembra. Sì, 2 mesi fa. 2 o 3 mesi fa comunque ero ancora a Roma e sono stato interrogato. Sì, sono stato interrogato prima io, poi sono venuti tutti gli altri. Comunque è durato tipo 10 minuti e me ne sono andato perché sinceramente io, a parte che mi facevano alcune domande che io già avevo una memoria difensiva dove io ero già stata mandata a Cremona a luglio e loro non sapevano nemmeno di questa memoria difensiva mia, quindi. Quindi anche, insomma, è stato anche un modo virgolette per incastrarti. Io parlo Ma anche io non lo delle foto so, che sono uscite, che io. uscirono Ma all'epoca, quelle, uscirono. allora, a parte quelle foto erano foto vecchie, ma e non c'entravano niente con quella situazione là, ma con altre situazioni che io poi quel ristorante lo frequentavo per fatti miei e tutti i giorni, come frequento può essere un ristorante di Pescara tutti i giorni, incontro gente di un tipo, gente di un'altra, tifosi della Sampdoria, tifosi del Genoa, io posso parlare con chiunque. Poi se io parlo con 3 persone in Italia faccio un'associazione, è così, è la verità. Quindi. E dico che loro hanno visto quelle foto lì, poi i miei collegamenti con i tifosi. Sto 6 anni a Genova, ok? Vado a 20 club all'anno,
conosco i tifosi o non li conosco, certo che devo essere a contatto con i tifosi. Chi c'è? Se vado ai club ci sono gli ultra, chi ci deve essere? E quindi loro dice: ah, perché tu avevi con una frangia di tifosi, sì, ma io vado ai club come vanno tutti gli altri. Poi è normale che se io sto 5 anni in un posto, è certo che li conosco. Mi invitano a cena una sera, magari vado al club e poi le foto e poi queste vengono al campo per l'autografo, per la maglia, ed è normale che poi dopo 6 anni che sei in un posto li conosci. E allora perché conosco queste persone qua? Perché alla fine si sono fatti un film, diciamo. Eh sì, ma anche su Genova Siena, su Genova Siena uguale. Io vado a parlare con uno dei tifosi per dire quattro parole, dire: fateci continuare la partita, perché se no siamo retrocessi. Parole queste sono state: se no siamo retrocessi, perché 3 punti ormai la partita è persa, 2 punti di penalizzazione e noi siamo retrocessi. Queste parole sono state dette, punto. Quello l'ho detto. E io li ripeto perché sono state dette, anzi, sì, mi avranno anche sentito. Le immagini in diretta di quando ti sei avvicinato a loro per parlare. Sì, sì, ma io ho detto solo quello, basta. Altre parole non ho detto, ho cercato di calmare le acque, niente di più. Così infatti è sembrato a tutti. Basta. Non è stato detto niente di particolare, oppure film o cose. Quelle parole lì sono state per la squadra, per il bene della squadra, per il bene del Genoa in quel momento là. Loro da una parte che amano il Genoa, noi che stavamo facendo il nostro mestiere, il nostro lavoro, e sono andato a difendere la mia squadra, ma non difenderla da loro, difenderla dalla retrocessione in quel momento là, perché se no noi eravamo veramente retrocessi. E quindi è stata presa tutta una, non lo so, hanno gonfiato il discorso, tutto da questo sì, perché il giorno dopo tutti complimenti, e poi dopo una settimana è arrivata la neve, la grande in addosso, mi hanno massacrato. È così, cioè, quindi alla fine si racchiude in questa, la storia è questa. Io da quel giorno è la prima volta che parlo oggi, ve lo dico, che non ho mai parlato con nessuno, perché non ho mai fatto nessuna intervista con nessuno, né con giornali, né con televisione, né con niente, perché non parlavo con nessuno. E se è capitato, è venuto a prendermi per l'orecchio per portarmi qua. E quindi dico, parlo perché giustamente poi sono anche capitano della squadra. Alcuni punti li volevo chiarire, e questi sono punti che io volevo chiarire, ma non è che sono di sì, ma con tranquillità, senza rancore, senza niente. Quello che è successo, l'ho detto quando sono arrivato, è successo e non me ne frega, ormai certo. È andato via. Penso al futuro. Tu sei al futuro. Assolutamente strano questo. Ma io sì, sono stato sempre tranquillo e disponibile agli organi competenti di essere interrogato, andare, certo. Portare tutto quello che giustamente loro vogliono alla fine, che io sono tranquillo per quello, perché quello che loro hanno, mi hanno, sui punti che loro mi hanno accusato, io ho sempre portato avanti la mia tesi e le mie cose, perché alla fine non c'era niente da cui nascondersi, quindi sono tranquillo. Poi, come si dice, tra virgolette, qua in Italia può capitare di tutto, cambiano le leggi, dal giorno alla notte magari mi cambiano la legge, non lo so, può succedere. Quindi dico questo e basta, il resto lo lasciamo agli altri.